Gianluigi Donnarumma voto 6,5, personalità fuori dal comune e calpa olimpica. Gigio Donnarumma colpisce ancora e disinnesca gli attacchi della Lazio. Abdica solamente sul sinistro fulminante di uno scatenato Kiesna. De Sciglio voto 5,5, dormita colossale che poteva costare caro il Milan su parziale di 2-0, non deve calare di concentrazione. Nel finale si ripete lasciando lo spazio per cacciare a Kiesna. Alex voto 6, arcigno e ruvido. Subisce un durissimo colpo e lascia il campo in barella, in bocca al lupo al ragazzo. Romagnoli voto 6,5, solito piglio da leader, mezzo punto in meno per una munizione evitabile, chi credeva in lui sta incassando. Luca Antonelli voto 6, buona la chimica con Bertolacci e Bonaventura, ha giocato davvero una buona partita all'ex Genoa che dopo il gol contro il Chievo si sta riprendendo. Jurajkuzka voto 6,5, la sua prestazione lievita col passare dei minuti, fino a raggiungere un grado di eccellenza nella ripresa, uomo in più. Andrea Bertolacci voto 7, miglior recita da quando veste la maglia rossonera, ecco lo straordinario incursore di centrocampo, ammirato nella stagione disputata con la maglia del Genoa, gol da opportunista e tante giocate di classe sopraffina. Riccardo Montolivo voto 7, stravince la sfida dei registi contro Luca Sbiglia. Lanci illuminanti e visione di gioco periferica, sta tornando ai suoi migliori livelli. Jack Bonaventura voto 7,5 barra 8 meno, in stato di grazia assoluta, dispensa due assist decisive ai compagni e conclude a rete da tutte le posizioni. Peccato per il giallo che gli farà saltare la gara contro la sua ex Atalanta. Jack si è preso il Milan. Alessio Cerci voto 6,5. Davvero sta tornando. Da una sua giocata nasce il gol del vantaggio, poi sfiora il raddoppio con un interno a giro da grande giocatore dove prende solo il palo. Si trova a meraviglie nel nuovo copione imbastito da Mihajlovic. Carlos Bacca voto 7. L'incessante lavoro prezioso e oscuro viene premiato nel finale. Bonaventura lo innesca in profondità. Per lui è un gioco da ragazzi depositare in rete. Sesto gol della sua fenomenale stagione. 3 gol nelle ultime 4 presenze. Campione vero che perpetua la grande tradizione degli attaccanti rossoneri. Andrea Poli voto 6. Centrocampista importante e molto vivace quando entra a posto di Bertolacci. Ricicla i palloni per i compagni senza soluzioni di continuità. Mexes entra al posto di uno sfortunato Alex, ovviamente Mexes voto 6,5. Al primo pallone toccato infila Marchetti da una punizione di Bonaventura, lieto fine dopo gli incresciosi fattacci dello scorso anno. Onda! Già da questa immagine vedete tutto, questo fa Onda nelle partite del Milan. Sinisa Mihajlovic voto 7, ecco l'agognata svolta per il suo Milan, il punto esclamativo contro una grande e una prestazione strepitosa sul piano della qualità del gioco. Disarmante la superiorità del Milan contro la ex squadra del tecnico serbo. Questi sono i miei voti per le pagelle di Lazio-Milan 1-3, ditemi la vostra sotto nei commenti, spero che questo video vi sia piaciuto, niente, io vi lascio in un prossimo video che sarà il post partita di Milan-Atalanta, ci sentiamo al prossimo video, sempre Forza Milan!